Cosenza ha celebrato la solennità del Corpus Domini con una lunga e partecipata processione che si è conclusa a Piazza Loreto con la lettura del Vangelo e l'omelia dell'arcivescovo Monsignor Francesco Nolè. Questa dovrebbe essere l'unica vera processione perché portiamo Gesù vivo e vero tra la gente, tra le nostre case, tra le nostre piazze. Perché Lui è Salvatore, Lui è Cristo che è rimasto con noi per sempre e vuol vivere in comunione con noi per sempre. Si è fatto pezzo di pane, un po' di vino, proprio perché noi lo potessimo non solo comprendere, ma accogliere e fare comunione con Lui. E la comunione con Lui significa stare nella gioia, nel paradiso, già su questa terra, che significa partecipare della sua vita, della vita divina e della vita di grazia. Certo, ci sono delle conseguenze, perché la comunione significa lavorare, testimoniare, fare in modo che la mia vita sia in comunione con Lui, ma sia in comunione anche con i fratelli. E quindi la comunione con i fratelli ci costa tanto impegno, soprattutto tanta fedeltà. Ma Lui lo ha fatto. È stato fedele all'uomo fino a dare la vita, ma non ci ha traditi. Anzi, ha detto: io rimango con voi per sempre. È rimasto nell'Eucaristia. Quindi è una festa grande. E se lei ha potuto notare, c'è tanta devozione, tanto silenzio, non c'è chiasso, è la vera manifestazione di fede dei cristiani.